benvenute mie prescelte e bentrovati miei prescelti nella galassia glitterata di Drag Race Italia. Qui fervono i preparativi per l'inizio della seconda stagione. Corpetti, parrucche, ago, filo, tanta creatività e un po' che cazzimma. Tutto è pronto per il decollo. Manca giusto qualcosa, ma... Ah già, le mie scoiattoline stanno per sbarcare nella mia navicella spaziale, a partire da lei. Ironica, divertente, a volte un po' piagnona, sta per atterrare nella nostra galassia Nellenia. Ciao a tutti, sono Emanuele, ho 31 anni, in arte mi chiamo Nellenia e vengo da Roma, la città eterna. Nellenia nasce nel momento in cui Emanuele non riusciva più a esprimere in modo soddisfacente la propria arte e ha cercato una forma diversa. Ha scoperto il drag e ora, dopo 10 anni, sono qui. Il mio stile è sicuramente colorato, eclettico e ricercato, raffinato, ma con quella vena da cartone animato manga che mi piace da impazzire. Ballo, canto, recito, faccio la pagliaccia, ma lo faccio sempre perché dietro c'è una passione immensa. Il mio punto di forza è la verità. Io sono vera, sono chiara, limpida. Come mi vedi sono, non mi nascondo dietro nessuna maschera, solo dietro tanto make-up. Io amo le drag, ho iniziato a farlo perché sono fan delle drag queen, perciò tendo a rispettare sempre tutte. Poi però quando mi fanno arrabbiare tiro fuori gli artigli come una micetta. Miau! La missione del mio personaggio è dimostrare che c'è talento in Italia, tanto, e io sono la dimostrazione. Mi ispiro per il mio personaggio alle pop star di inizio anni 2000, fine anni 90, ai tempi d'oro della musica pop, dove le performance erano veri show. Quello è quello che io vorrei diventare. Credo che in molti sottovalutino Nellenia e è il momento che io dimostri che non ho niente da invidiare a nessuno, che dentro di me c'è tanto ed è il momento che io lo tiri fuori. Spero che in questa stagione non ci sia la challenge di cucito, perché non sono proprio una sarta. Nonostante sorella di Farida Kant, buonanima, io non so cucire. M'arrangio, se c'è da fare qualcosa la famo, però diciamo che non è proprio il mio punto di forza. Secondo me la prossima drag superstar d'Italia deve avere tutto. Non può mancare niente, ormai siamo il best del best, dimostriamolo, e il best sono io. Comica, ironica e sensuale, affascinante come Brigitte Bardot e con la voce graffiante come Mary J. Blige, sta per atterrare sull'astronave di Drag Race Italia la drag queen che non ti aspetti, Aura Eternal. Sono Aura Eternal, ho 24 anni, vengo da Palermo e già, sono gnocca. Volevo proprio che Aura stesse a significare quello che voglio essere in drag, quindi una percezione, un potere che cresce. Aura nasce dalle dive degli anni 90, ci mettiamo un po' di Gabriella Ferri, un po' di Ornella Vanoni, andiamo anche un pochino indietro a Cher e Tina Turner, e quindi Aura nasce dalle influenze delle persone che sanno chi sono. Aura nasce da un panorama di star. Quello che mi piace di più dell'essere drag è come le persone mi trattano in modo diverso rispetto a quando sono Alan e di come proprio l'aura cresce in me, cioè io mi sento potente quando sono in drag, tutto vale. Durante una mia performance quello che non manca mai è l'energia e la voglia di stare su quel palco e la voglia di essere attivamente presente su quello che faccio. Per me essere a Drag Race Italia è un premio per me stesso.
sono qui finalmente per far vedere che posso essere qualsiasi cosa e posso essere anche una persona che arriva all'apice. Io devo essere la next drag superstar. Sogno Bead, saccio cantare, saccio ballare. Ciao! Bionda, muscolosa e dal fascino strabiliante. No, non sono io. La sua passione più grande è fare fitness in lustrini e paillette. E allora prepariamoci a chiamare i paparazzi perché sta per arrivare Scandalo. Ciao, sono Scandalov, ho 33 anni e vengo da Corato, un paesino della provincia di Bari. Il mio percorso drag è sempre stato un percorso un po' particolare, perché dopo aver abbandonato le scene per un po' di anni, rivedermi allo specchio per la prima volta in queste vesti mi emoziona tanto. Sono felicissima di questa opportunità che mi è stata data. Questa esperienza è per me una grande riscoperta, una fonte di rinascita. Sto cercando appunto e cercherò di dare il meglio di me stessa e di riscoprirmi. Voglio vivermi questa esperienza appieno, voglio cercare di dedicarmi il più possibile a questo e cercare di riscoprire un po' quali sono i miei limiti, cercare di superarli. Il mio stile oggi lo scopriremo insieme. Io personalmente ho lasciato una Scanda completamente diversa, quindi piena, con tanta roba, con tanti colori. Sicuramente io oggi mi immagino più pulita, più essenziale, attenta al particolare e meno esagerata. Durante la mia performance non può mancare la comicità, cioè mi piace la faccia, mi piace mettere espressività in quello che faccio, cerco di metterci anche il cuore, quindi le emozioni che provo. Amo fare un sacco di cose e ho scelto di fare anche nella vita il truccatore e il parrucchiere proprio grazie a Scanda. Scanda mi ha permesso proprio di decidere cosa fare nella vita reale anche quando non ho queste vesti. Essere a Drag Race Italia per me è un'esperienza meravigliosa. Io spero di arrivare in finale e magari di vincere il programma, ma per me è già una grande vittoria il fatto di far parte di questa grande famiglia. Qui a Drag Race non vorrei mai incontrare una drag invidiosa. Mi piace il confronto, non amo la gente però che utilizza mezzi subdoli per arrivare altrove, quindi personalmente se trovo delle brave compagne di viaggio mi va bene, tutto il resto non ha importanza. Io dico sempre so Scandalo. Cantante dall'ugola d'oro, perfezionista ineccepibile con una gran dose di pignoleria. Sbarca a Drag Race la drag singer che tutti si aspettavano, Narciso. Mi chiamo Narciso, ho 29 anni e vengo da un paesino della provincia di Frosinone. Sono una drag singer e un cantautore, con l'obiettivo di utilizzare la musica per rendere fruibile l'arte drag a tutti. Il mio stile lo definirei retro glam, una fusione tra passato, presente e futuro. Un'anima retro, tempestata di scintillanti glitter. Il mio punto di forza sicuramente è la mia voce calda e graffiante. Se dovessi definirmi in tre parole direi inclusivo, orgogliosamente androgino e accessibile. Narciso è sempre senza parrucca perché mi batto per arginare tutti quei canoni di bellezza e gli stereotipi riguardo ciò che è giusto e sbagliato fare ed essere. Io ritengo che cantare e quindi performare dal vivo sia proprio il mio punto di forza e ciò che mi rende differente e soprattutto fruibile da qualunque tipologia di utente.
Mi ritengo un artista realizzato, ma con tanta voglia di crescere e fare sempre di meglio. La mia ispirazione sicuramente è il mio background musicale, ma molto di più tutte quelle situazioni e concetti a livello sociale che trattano appunto l'inclusività. La challenge che spero di poter affrontare è proprio il Rusical, perché significherà dimostrare ciò che valgo e ciò che so fare. Invece una challenge che davvero temo è proprio la gara di cucito. La nuova vincitrice di Drag Race Italia dovrà essere un'artista a 360 gradi. Deve avere carisma, unicità, nervi saldi e talento. Pensate un po', ho appena descritto me stesso. Per me essere qui a Drag Race Italia è già una vittoria. Questo però non vuol dire che io non punti alla corona. Anzi, senza parrucca sarà ancora più facile indossarla. Graffiante come una gattina, ammaliante come una sirena, arriva sul pianeta Drag Race la beauty queen che non poteva mancare. And 5, 6, 7, 8, la nostra piccola ballerina, la Petite Noire. Sono la Petite Noire, ho 32 anni e vengo da Palermo. Sono la vostra Dancing Queen of the Season. Becca di sti speech. Credo che la caratteristica del mio drag sia l'essere una ragazza del popolo. Io sono vicina a tutti, sono bellissima ovviamente, ma anche molto semplice. Quindi chiunque si sente a proprio agio con me. E il problema è che io mi sento a proprio agio con tutti. Posso essere più miau o più miau, dipende dalle circostanze. Una parola che mi contraddistingue è sicuramente versatile, e non nel senso che state pensando voi. Ognuno di noi ha dei punti deboli, sicuramente io li ho, ma non te lo dirò mai. Amo il drag perché ti permette di essere qualunque cosa tu voglia essere, chiunque tu voglia essere. Oggi sono una ginnasta, sono una pattinatrice sul ghiaccio, sono la tua regina delle nevi, sono tutto quello che tu abbia mai desiderato. Approdare nella galassia di Drag Race Italia è un sogno che diventa realtà. Il mondo drag ha un'idea di Petite Noire un po' distorta probabilmente, perché tutti pensano che dietro questa facciata così costruita ci sia una persona molto molto poco umile. In realtà il personaggio e la persona sono due cose completamente diverse, quindi io lascio che parlino mentre io mi esibisco sui più grandi palchi d'Italia. E le altre lasciamole esibire negli scantinati. Il genere di challenge che temo di più è sicuramente l'acting challenge, perché sono una ballerina nata per danzare sui palchi e aprir bocca mi piace, ma dipende anche dalla circostanza. Quella invece che non vedo l'ora di affrontare è sicuramente il Rusical e tutte le prove che riguardano le coreografie e il ballo in generale. La prossima regina di Drag Race deve essere versatile, deve essere una drag queen, un personaggio, un artista capace di entrare nel cuore degli italiani e di far capire che il drag è sì arte, ma è anche uno stile di vita. Potrei dirvi che quello che mi aspetto da questa esperienza sia formazione, professionalità, amicizie ed affetto, ma in realtà voglio una corona in testa, uno scettro e fare una sfilata davanti a tutto il mio popolo. La Petite Noire. Dark nell'immagine, ma gypsy nell'anima. È pronta a graffiare ogni altra drag che incontrerà lungo il suo percorso. Approda alla seconda stagione di Drag Race Italia, Pantera Virus. Sono Pantera Virus, ho 29 anni e sono la drag ciociara. Vivo e lavoro a Firenze da 10 anni. Pantera nasce per uno scopo editoriale, ma in realtà esce fuori dal suo guscio, esce fuori da casa da pochissimo tempo. Il mio personaggio ha un'estetica molto forte.
Ma il dettaglio interessante è che Pantera è l'esatto opposto di Matteo. Matteo è una persona molto insicura, Pantera in realtà è una pantera. Il trucco di Pantera nasce per gioco. Provo questo make-up su di me per studiare un'estetica da dare a quella cosiddetta musa che nel mio lavoro volevo avere. Attingo molto dall'universo goth, fetish, BDSM, ma anche da quello che è un po' il burlesque di una volta. Il mio punto di forza, la mia immagine, la mia estetica, ma anche la forza che do, che sento, che percepisco e che spero di regalare a chi guarda un mio spettacolo. Questa cosa ha fatto sì che la mia persona, oltre al mio personaggio drag, crescesse nel tempo in termini di autostima e che migliorasse appunto la percezione che io stessa avevo di me. Essere a Drag Race Italia io penso sia un sogno, forse non me ne sono ancora resa conto. Penso di essermi conquistato il posto a Drag Race Italia per due fattori. Uno sicuramente è l'estetica. Il secondo penso sia dovuto al mio essere chiacchierone, logorroico. Parlo con tutti, mi racconto con tutti e spero di raccontarmi con voi nella maniera più giusta. La sfida che mi spaventerebbe di più sicuramente è lo Snatch Game, nel caso dovesse esserci. Io non ho mai avuto modo di sperimentare il lato mio comico, ma neanche il mio lato attoriale. Per questo sono molto contenta di essere qui a Drag Race, perché voglio mettermi in gioco, è una sfida con me stessa e sono sicurissima di saperla portare a casa. Mettete in un vaso una cassata, un carretto siciliano e un pizzico di pistacchio di Bronte. Annaffiate il tutto con un buon vino d'Avola ed ecco che spunterà lei, Tanissa Yonsei. Sono Tanissa Yonsei, ho 28 anni e come potete notare sono siciliana. Il mio drag nasce per gioco. In una sera d'estate, il mio compleanno, tra una parrucca e un vestito mi fanno nascere il mio personaggio. La caratteristica del mio drag è sicuramente la bellezza. Il mio punto di forza, la sinuosità del mio corpo. Il punto più debole di Tanissa è sicuramente Anthony, perché lui è debole e io ovviamente sono cattivissima. Io voglio far arrivare alle persone il mio essere, anche se molto silenziosa. Però nel silenzio riesco a trasmettere tutta la mia forza. A me, durante le mie performance, può mancare di tutto, ma non toccatemi gli orecchini e i gioielli, perché vado fuori di testa. Il mio rapporto con le drag è stato sempre un rapporto umano. Cioè, io sono uno che va d'accordo con tutti, viceversa le altre con me. Per me essere a Drag Race Italia è tutto. Mi sento tanto orgogliosa di me di essere all'interno del cast. La challenge che spero di affrontare è proprio la challenge dove si debba cucire il vestito. Datemi delle stoffe, una macchina da cucire e vi farò tutte fuori. Una cosa che mi spaventa del percorso all'interno di Drag Race Italia sono le telecamere, perché ho paura di sparare una delle mie solite cazzate. La prossima regina di Drag Race Italia deve avere bellezza, unicità e ovviamente portare il mio nome. No, scusate, io lei non la presento, ha uno stacco di coscia che fa sfigurare. Ah, sono inquadrata. Grandissima presenza scenica, palcata mozzafiato e personalità unica. Lei è Obama.
Mi chiamo Baidam, in arte Obama. Ho 33 anni, lo so che non li dimostro. Sono italo-senegalese, sono nato e cresciuto a Roma, adottato da una famiglia romana. Prima di nascere Obama è nata Naomo. È stato notato da un direttore artistico di Roma. Nello stesso giorno in cui mi prendevo il palco di questa discoteca famosissima a Roma, Obama veniva eletto alla Casa Bianca. Perciò ho deciso di cambiare nome. Vi svelo un piccolo segreto. Ho avuto già qualche precedente in TV. Sono stato nella casa più sfigata d'Italia. O meglio, Baidam è stato nella casa più sfigata d'Italia. Ora c'è Obama. Il mio stile lo definirei unico. Sicuramente non uguale alle altre, che sono un pochino più baraccone, si può dire. Io invece rimango un pochino più sull'alta moda. Il mio punto di forza è sicuramente la sincerità e le mie cosce lunghe. Punti deboli? No, io non ho punti deboli. Durante una mia performance non può mancare il messaggio, non può mancare il mostrare le gambe, non può mancare un sorriso. Molto spesso gli altri pensano che sono tutta gambe, che so solo sfilare, invece ho ben altro da mostrare. La cosa che mi fa più orrore sono i finti buoni, i buonisti, diciamo. E io le combatto tirando giù le loro maschere. La prossima regina di Drag Race Italia per me deve essere iconica. Deve rappresentarci tutte quante e deve essere versatile. Deve saper ballare, cantare, avere dei vestiti favolosi. Un po' come me, no? Eclettica, coloratissima e preziosa come un gioiello. Datele ago e filo e vi creerà un abito in un soffio di glitter. Lei è la Diamond. Diamond nasce dall'esplosione di tutte le mie passioni. Dopo che ho scoperto l'arte drag, ho capito che era la mia strada, perché corrisponde esattamente a tutto quello che mi piace fare. Il mio punto di forza è sicuramente la creatività, perché sono una drag originale. Mi ritengo una persona molto fortunata perché nasco all'interno di una famiglia di artisti, teatro e moda, quindi fin da piccola ho avuto la passione per l'arte in generale a 360 gradi. Ho sviluppato le mie passioni studiando moda. Dalla Sicilia sono arrivata a Roma per proseguire i miei studi all'Accademia di Moda. Ho iniziato a vestire le drag queen e per gioco, sì, ho iniziato anche io a praticare quest'arte. E questo è il decimo anno che io faccio la drag. Se dovessi descrivermi in tre parole, mi definirei favolosa, iconica e unica. La missione della Diamond è far capire che anche se vieni da un paesino sperduto e sei alta un metro e tanta voglia di crescere, se segui le tue passioni ce la puoi fare. Io vivo la competizione in maniera sanissima, perché io ho solo da imparare, da captare, da rubare con lo sguardo dall'arte degli altri, e spero che anche gli altri facciano così. Cosa non può mancare mai in una performance della Diamond? Beh, sicuramente diamanti. Mi ispiro alle grandi dive del passato che mi piacciono da morire, però mi ispiro tanto all'arte, agli artisti, ai pittori, alle opere, alle statue, a qualsiasi forma di arte. Essere a Drag Race e vincere questa competizione sarebbe per me un momento di orgoglio e una di soddisfazione unica, perché lo vedo proprio come un riconoscimento alle mie capacità e al lavoro che ho fatto. La prossima regina di Drag Race Italia deve avere sicuramente le mie caratteristiche. L'umiltà. Piccolo.
croccante come un peperoncino calabrese e internazionale come la grande mela che l'ha vista nascere, vi presento l'ipnotica elegante e misteriosa Geoffrey. Mi chiamo Geoffrey, ho 25 anni, vengo da New York e sono l'anima nera del mondo drag. Ho origini italiane, i miei genitori sono calabresi. Mi sono ritrasferita a New York all'età di 18 anni. Ho iniziato la mia carriera prima da stylist, poi da modello e poi ho iniziato il drag. Il drag è un qualcosa per confezionare un po' tutto quello che mi mancava, tutto quello che volevo fare, ballo, canto, design, moda. E così è nato Geoffrey. Geoffrey è un sarto, Geoffrey realizza costumi, abiti da scena, abiti per red carpet. Sono anche un designer oltre a essere un performer. Il mio stile è uno stile glamour, horror. Infatti mi definiscono la dea del cimitero. Io non punto molto sul make-up, non punto molto sulla performance, punto molto sull'estetica. Quando le persone mi vedono dicono solamente una parola: wow. Le altre drag mi hanno sempre detto di non essere una drag. Mi hanno sempre scartato, ovunque. Chissà perché. Troppo unica. Se ci dovessero essere il musical, il canto, i balletti, io ho l'ansia, ve lo dico in partenza. Essere a Drag Race Italia è una risposta a tutte quelle che mi hanno sempre detto: non sei una drag, ma guarda un po' dove sono io oggi. Non sono favolose le mie prescelte? I miei compagni di viaggio ed io siamo pronti ad ammirare queste splendide costellazioni nella galassia di Drag Race Italia. E a voi non resta che seguire il loro percorso puntata dopo puntata che porterà all'incoronazione della nuova Italia's Next Drag Superstar. Mi raccomando che dopo vi interrogo, non facete stronzate. Ciao ciao!